essere o dover essere, ragazzo calabro, senza lavoro ma con tanto tempo libero, sul motorino si va in tre. Che mondo, putta mia! E il casco giovane dov'è? Facci lo metterà tua zia. Se tu non sai cos'i cristiani è sempre un classico, ma una passione forte c'è, irresistibile, irrefrenabile. Ah ah ah, cercasi, ragazza da fermare, cola lì, aspetta costa, guarda lei, due botte sì gliele darei. Forse non è italiana, Marissa è svetlana, you are very maiala. Camila, che c'è? E chi sto che me guarda, ci faccia faccio tanta, non dire che cavata, ma un vino non te manca, ci faccia faccio tanta, ma un vino a noi in de karma. Maudino non ne manca. L'estate è tornata e chiede di te, ritorna senza avvisare, non dirmelo. Come essere a Scilla senza sentire il presidente della Prologo di Scilla, Aldo Bergamo? Buonasera. Buonasera a tutti. E allora, cosa ci riserva quest'estate la Prologo? La Prologo ha una serie di iniziative che partiranno da fine giugno fino a settembre praticamente, quindi avremo una serie di iniziative che potrete comunque vedere, inutile elencarle tutte perché sono veramente tante, ben organizzate, e potete andare sul sito scilla365.it dove potete vedere tutto il programma estivo di settembre, di ottobre fino a fine anno. Ci saranno delle belle iniziative che abbiamo già programmato, abbiamo già fatto alcune iniziative nei periodi di febbraio e marzo e aprile, quindi stiamo andando avanti bene, la stagione si dovrebbe presentare nel modo migliore. E quindi una Scilla che si muove. Iniziative, eventi, Sindaco... Beh, quando si parla di iniziative, quando si parla di eventi si parla di città metropolitana. Le presento il presidente della Prologo di Scilla. Presidente Prologo. Allora, o mi presenta onorevoli ministri politici. Ha ragione. Lui è il residente a Reggio, uno dei votanti suoi. Porca miseria. Il piacere di conoscerla è immenso, mi abbracci. Qualsiasi cosa a disposizione. Senta, le offro, portiamo qualcosa da bere al signore. Un caffè però lo accettiamo. Le consiglierei di berlo amaro. Io lo bevo sempre amaro. Esatto, perché si dice che il caffè nasca amaro e che lo zucchero sia soltanto un'invenzione successiva. Va bene. Ah. Peppe, andiamo con la limousine. Giuseppe. Limousine, benissimo, quindi hai provveduto? Sì, apposta, ci sta aspettando. Limousine. Siamo sicuri? Super lusso. Mi sono raccomandato? Certamente, non c'è problema. Tranquillo. Non la vedo però, dov'è? Tranquillo, andiamo. Siamo sicuri. Matematico, arrivederci presidente. Rimetti sempre a sua disposizione. Quindi è il presidente Reggio. Il che significa che alle prossime elezioni si verrà Giuseppe Falcomata. Okay. È arrivata questa. Grazie a Bergamo. Arrivederci, grazie. A Bergamo, quindi non. Beh, non è vero che è alla residenza a Reggio. Abbronzatissima. Sotto i raggi del sole. Sentite, signor Potosì. Giovanna, dove sei? Ma quale Giovanna? Bastiano, perché? Bastiano. E che fa? Perché sta esagerato? Purista, non sai che sono Bastiano Colfredo, lei ripetere sempre, signor Potosì. Sentite, ma avrei potuto discorso di attualità. A donna Roma quanto c'è. E allora a mia non mai da parlare i film, i signorini e compagnia bella, a mia la prostituzione, cosa non mi interessano. No, donna Roma. Ma il baffo, non ci sono i baffi una volta, se sciocco. Sì. Questa donna, questa Roma, questa donna Roma. Ma che ci gioca a pallone, che c'è? Che si gioca a pallone una firma, ne fanno calcio femminile allora. No, è i figli pure vedo, ma è il portiere. È una portieressa allora. No, tu... è un mascolo. E si chiama, è una donna Roma, che cade non è stare. Ma è una donna alcolizzata con Roma allora, non capisci? Roma e cocaina non era chi della Raffaella Carrai, chi te faceva. Allora Gilberto, a mia ma facista veramente chiara di caccia, era Motorico parlando col dottore. Ma che
sì, per un me cocaina che dà. Niente, cai, i baff, i cocaggio, che praticamente si scioccano sti baff. Io ho ragione per questo fatto di rigi invece, di posti e di cose. Voi ricevete sempre, ma aspetta, non ricordo quando ero figliolo, con tutto certo. È proprio vero. A Riggio si mammare con tutti i robbi. Si mammare con tutti i robbi, perché non mi dà cogliso che si mammare con tutti i robbi. Non morite, si creano quelle situazioni. Ma andiamo a bagniamo pure ragazzi. Vabbè, come si dice? Esordio bagnato. Esordio fortunato. No, fortunato. Fortunato era Chiddo. Cefaletti, Chiddo musicista, maestro. Sì, ma ci suonava Chiddo, non ricordo quando ci venivano una sua. Gentilmente a Bastiano. Ma scusate, signor Pudorti. Ma pure voi, ma guarda dottore, che fai, gli dà male che i robbi? E certo, con tutte queste problematiche, queste cose. Noi risolviamo le situazioni che si creano. Niettamolo. Ma scusate, ma vittate, ma perché non vi cacciate queste cose? Ma ci da faccio con questo mi da queste cose, sorate, da cacciami cose quando ti piglia qualche malanno. Ah? Perché sorate? Ah? Che interessi? Niente. Magari nei baffi, signor Pudorti. Magari nei baffi. Non puoi capire, che fai io spero tu senza scottete. Mi tacco. Diamo niente. Diamo niente, vai. Diamo niente. Datemi una mano che c'ho sui perri. Datemi una mano. Ma capite che mi tacco, mannaia. Datemi una mano. Ma che è la storia di un maschio, se volevo dare, a me mi chiamano la signora del maschio. Ma poi... Maledetto, malanova mi hai, che mai fuoco. Ma io l'avevo detto, cioè, nelle casse comunali sono veramente... Questo sciunzo. Vabbè, ma poi all'interno in pelle, vede, la limousine. Ma quindi tu non vuoi lavorare quest'estate? Come no? Non vuoi fare spettacoli? Devo chiamare Grandinetti, devo chiamare Milani. Ma no, perché? Come no? No, anche Alberto Mazzacuva, guarda. Alberto Mazzacuva? Vabbè, me la vedo io. Riccardo Caro. Senti, allora... urgentemente stanzia 116.000 euro. Dobbiamo procurare alcuni veicoli, alcune macchine, alcune auto di lusso per far sì che la mia persona, che la mia immagine possa essere veicolata nel modo migliore. E non è che posso camminare calapa. Certo, c'è da dire che nonostante la lapa, il mio fascino, la mia beltà rimane immutata. Vabbè, questo è senza ombra di dubbio. Lei è sicuramente il sindaco più bello del mondo, dell'universo, della galassia. Mi fa presentare le serate? Ripeti che non ho sentito bene. Il sindaco più bello della galassia, del creato, dell'universo. Solo della galassia, dell'universo. Solo dell'universo? Sì, di tutto. Il sole al confronto è spento. Vabbè, dai, tu c'è serata di fatto fare. Meno male. Questo è pronto però. Sì. Va bene, ora andiamo a Chianalea, le faccio vedere una cosa fantasmagorica che la sua luce non può far altro che illuminare meglio. Ma non c'è nessuno. Lo so, mi alleno. Ci potrebbe essere sempre qualcuno che attende Giuseppe Falcomatà, il sindaco più bello, più dolce, più affascinante, più sexy. Vuole salutare la macchina dietro di noi? Dell'intero sistema interplanetario. L'ha salutato. Ma saluto annasiato, secondo me è Caccamichi Scopelliti che sto qua. L'estate addosso, un anno è già passato, la spiaggia si è ristretta ancora a un metro, le mareggiate, le code... Signore e signori, giunge qui a Chianalea, ma dobbiamo farla per forza sta stupidata. Fallo bene e aprimi lo sportellino. Quindi ma siamo la presentazione ufficiale. Ma vero... andiamo in televisione, quindi devo essere presentato nel migliore dei modi. Forza, forza. In quel di Chianalea siamo proprio qui. Giunge persino il sindaco della città metropolitana di Reggio Calabria, Peppe Falcomatà. Allora, si rifà.
Ma perché? Tanto sono Giuseppe Falcomatè, poi, Giuseppe, sindaco più bello, cioè, fai una presentazione seria. Ma è una cosa, un'autocelebrazione. Auto, la fai tu. E poi non è l'APA presentazione, non auto, non è un'auto. Effettivamente. Sicuro, dobbiamo farlo. In quel di Chianalea approda niente poco di meno che il sindaco più bello d'Italia, ma che dico d'Italia, del mondo, ma che dico del mondo, della galassia. Non ci sarà mai più un sindaco così bello, Giuseppe Falcomatà. Forza, apri qui. Ah, devo pure aprire, sì, certo, ecco qua. Ecco, fa la sua regale discesa. Ecco. Beh, non c'era bisogno di questa presentazione così pomposa. Ah, no, eh? No. So che l'hai fatta, sì, col cuore, l'hai fatta spontaneamente. Spontaneamente. Andiamo a salutare, non sono i suoi elettori, sono di qua di Scilla. Salve. Salve. Il centrodestra ancora comanda in questa città. Va bene. Assessore Angheloni. Non è l'assessore Angheloni, è un bambino. Come ti chiami? Pasquale. Come lui? Il nome che hai? No, io sono Giuseppe. Come lui, ho detto dall'altra parte. Come Pasquale Capri. Vieni. Tu invece come ti chiami? Rocco. Rocco ti chiami? Perfetto. Vuoi salutare Video Calabria? Quindi ciao Capri Fresco. Ciao Capri Fresco. Grande. Batti 5. Alla grande. E viva il sindaco. Quale sindaco? Salve signora. Qui ha giurisdizione il sindaco di Scilla, non lei. Bene. A giurisdizione chi? Il sindaco di Scilla, Ciccone. Ah, e io chi sono? Il sindaco della... Ah, della città metropolitana, quindi... ha annesso i 97 comuni sotto la sua giurisdizione. Ah, ecco, quindi hai studiato. Ma tu guarda per due o tre serate che hai a fare. Vorresti che c'ero solo... appunto, però Gialberto... Ora ci ho fatto. Pigliatelo voi che non me lo posso fare. Esatto, allora guarda qua, come con la massima discrezione, senza mondo facciamo notare. Pigliatelo. Io aspettate che ci faccio. Ah, distraetela, c'è da dire, siamo qua. Sentite, per dove il posto già come veniva. Non lo so, grazie. Restai Gilberto, pigliami che resta la cascina. Ai. Aspetta. Aspetta che non resta incroccato. E come via? C'è di la signora che c'era una zanzara a ammazzai. Niente. Ma sento. Scusate. Ero coso da. Aspetta, manna, venite qua. Niente. Magari ero l'occhiale, se lo rompivo. Siamo Gilberto. Se rompiro l'occhiale. Ai. Eccoci qua. Un pallone non si potesse poi. Ma lei vuole pigliare voi. Signora, vi ringrazio, è stata squisita. Quando non abbiamo più niente. E se tu va veloce? Questi sono lenti. Esatto, ma se te tocchiamo diventano lenti a contatto, non capisci? Io ho capito, ma qua... Che la fanno? Però ci fottimo, aspetta che chiamo. Dimmi. Niente paura, tu corri. In questa vita niente dato per niente, diceva continuamente quel ragazzino già grande, coi sogni da adolescente. Nel trampetto tra i palazzi si allenava al mondo, metteva il cuore sul campo e mostrava il suo talento, attento ad ogni appunto dell'allenatore. E figliola, però figliola, chi un pallone, fagli attenzione. Ti chiediamo scusa, ma c'è i figlioli che giocano. È una vergogna per chi non rispettate la gente che si piglia o lavora. A onde fai il pallone? Lavora, con la sua erba sta facendo la signora, non lavora per niente però. Cosa tiro pallone? 8 verticale che non che com'è qua. Scusate, ma i figlioli purtroppo hanno questo. Mi ha fatto occhi di testa. Aspetta che si su. Occhi bassi. Di testa. Dai, sta all'acqua, finito, sta all'acqua. Vai, Gilberto, prova. Ti pego, ciao. Particolari socchi, le mani si vede dagli occhi. Niente paura, tu
i fitti di tutti su quel tiro normale. E ragazzi, aspettiamo, chi c'è gol? Cosa potete offrirmi? Non lo so, quello che volete, un gelato, una brioche. Un gelato o una brioche? Gelato. E brioche. E brioche. Non so se... Ma dopo, magari dopo. Però ovviamente il signore la offre a me che sono il sindaco. Tu paghi. Tu paghi. Come si chiama? Moira. Moira. Sì. Moira. Cosa fa nella vita? Studentessa. Dove? A Villa. A Villa. Villa è un comune annesso ai 97, certo, quindi poi certo, magari è che infatti conosce, va. No? Sì, sì. Sono il sindaco di Reggio. Più bello, scusate. Bene, giusto. Bene, 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 sì, si è ripresa. Sì, sì. E quindi il nostro ufficio di comunicazione funziona? Assolutamente sì. Ok, stiamo sì. Stiamo facendo un'ottima pubblicità. Ottima, decisamente. Che è scappata via perché sì, come darle torto? No. No, dove va? Sindaco, non può entrare dentro le case. No, venga qui. No, non può. No, il sindaco possono entrare dappertutto. Non possono entrare dappertutto. No, andiamo. No, non può. Ecco, vado in barca. E anche questa puntata on the beach di Caprifresco la... Però aspetti, intanto la chiusura dovrei farla io dall'alto della mia immensità. Magnificenza. Sì, certo. Chianalea è bellissima, come? Caratteristica, accogliente, certo. Però un difetto ce l'ha, devo dire. Quale? Io farei, non so, una colata di cemento. Ma dove? No, lì proprio per evitare che l'acqua possa entrare e... all'interno delle abitazioni dei cittadini, perché sindaco, mi sembra che sia poi un po'. Ma no, ma questa è la caratteristica fondamentale di Chianalea, che è proprio a strapiombo sull'acqua. È la nostra piccola Venezia, non può andare a stravolgerla con una colata di cemento, per cortesia. E dai, di appuntamento a domani. Diramiamo un'allerta acqua allora. No, uguale allerta acqua, di appuntamento a domani. Domani 13:30, anzi no, 13:22, Caprifresco, Video Calabria, canale 13, ed in replica alle 22:46. Un saluto da Benvenuto Mar. Pasquale Caprì. Sandrino. E da Sandrino. Dal signor Potorti. E pure da Mimmo, che insomma. E pure da Mimmo Pratocogli, come oggi. E pure dal sindaco Giuseppe Falcomatano. Essere o dover essere, ragazzo calabro, senza lavoro ma con tanto tempo libero, sul motorino si va in tre, che mondo putta mia, e il casco giovane dov'è, facci lo metterà tua zia, se tu non sai cosi cristiani è sempre un classico, ma una passione forte c'è, irresistibile, irrefrenabile. Cercasi, ragazza da fermare, eccola lì, aspetta Costa, guarda lei, due botte sì gliele darei, forse non è italiana, Maristagna e Svetlana, you are very maiala, Camila, che c'è? E chi sto che me guarda, ci faccio tanta, non dire che cavata. Mauviro non te manca, te basta faccio tanta, Mauviro a noi in de karma, Mauviro non te manca. Mauviro non te manca.